un pochino di olio, delle melanzane tagliate a cubetti molto piccoli, un della polpa di pomodoro, ed amalgamiamo bene. Nel frattempo accendiamo a fuoco alto, aggiungiamo del sale, un po' di peperoncino. A questo punto non facciamo altro che posizionare i nostri nidi di pasta esattamente così come faccio. È preferibile sempre avere un tegame piuttosto ampio in maniera che non si sovrappongano. Ed aggiungo dell'acqua. Acqua pochissima, a metà livello della pasta, come vedete, perché sappiamo che questo tipo di pasta ha bisogno di pochissimo tempo per la cottura. Quindi, fuoco alto, chiudo con Magic Cooker. Ora non faccio altro che attendere il tempo di cottura della pasta, avendo l'accortezza, fra 2 o 3 minuti, di abbassare il fuoco e quindi cuocere a fuoco lento. Trascorsi 2 o 3 minuti da quando comincia l'ebollizione in pentola, non faccio altro che abbassare il fuoco e quindi cucinare a fuoco basso, ma nel frattempo vado anche a controllare, tolgo il Magic Cooker, verifico che i miei nidi si siano aperti, vado a girare almeno una volta la pasta. Richiudo e lascio ancora per 3 o 4 minuti circa così. Bene, è trascorso esattamente il tempo di cottura della pasta. Tolgo il tegame dal fuoco. Togliamo Magic Cooker. Come vedete le nostre fettuccine sono cotte belle al dente e la salsa è ben rappresa. Non faccio altro che aggiungere del basilico fresco a questa ricetta e poi servire. Bene, abbiamo visto come con Magic Cooker sia facile cucinare qualsiasi tipo di pasta. Una particolare attenzione su questi formati, quindi su una pasta secca di volume un pochino più grande rispetto alla media. L'accortezza che dobbiamo avere è di posizionarli in una pentola in maniera tale che non vengano sovrapposti. Questo per far sì di avere una cottura uniforme e per evitare di incorrere nell'errore di aggiungere troppo liquido di cottura. Su questi formati di pasta, non dobbiamo fare altro che aggiungere liquido di cottura oltre alla salsa che abbiamo fino ad arrivare a metà livello della pasta e quindi avremo una cottura perfetta come per le altre tipologie. Nulla mi vieta con Magic Cooker di preparare anche una pasta in bianco, pasta o riso che sia. Cosa faccio? Vado a mettere la pasta cruda direttamente in pentola, aggiungo il liquido di cottura che quasi deve coprire il livello della pasta, aggiungo un po' di sale e mezzo cucchiaino di olio. Questo per far sì che la pasta non si incolli, perché la cuociamo in un liquido che viene completamente assorbito e non verrà scolata. Posiziono il Magic Cooker, 2 o 3 minuti a fuoco alto, il restante minuti a fuoco basso per il tempo di cottura della pasta. Bene, è trascorso il tempo di cottura indicato come sulla confezione della pasta. La nostra pasta è perfettamente cotta, non ci resta che servirla e aggiungere un filo d'olio a crudo. Prepariamo ora un mix di verdure. Quindi andrò a mettere nella mia pentola Pyrex, perché come vedete con Magic Cooker possiamo cucinare con qualsiasi tipo di pentola, dei peperoni, delle melanzane, dei piselli che possono essere freschi o surgelati, carote e zucchine. Aggiungo un pizzico di sale. E pochissima acqua, circa mezzo bicchiere d'acqua. Chiudo
Chiudiamo con Magic Cooker. Lasciamo 2 o 3 minuti a fuoco basso in maniera tale che perdano i propri liquidi vegetali e ultimiamo poi la cottura per circa 10 minuti a fuoco medio-alto. Nel frattempo che si cuoce la nostra dadolata di verdure, andiamo a grigliare delle melanzane, posizionandole così in un tegame antiaderente a fuoco alto per 2 o 3 minuti per lato. Quindi vado a chiudere con Magic Cooker, 2 o 3 minuti a fuoco alto, altri 2 o 3 minuti poi quando andremo a girare sull'altro lato. Bene, sono trascorsi circa 2 o 3 minuti dalla cottura delle melanzane e questo dipende dallo spessore della melanzana. Togliamo il Magic Cooker e giriamo. Vedete, si è ben grigliata, quindi lasceremo su questo lato per altri 2 o 3 minuti. Chiudiamo di nuovo con Magic Cooker e le nostre melanzane saranno grigliate. Bene, sono trascorsi circa approssimativamente 5 o 6 minuti. Spegniamo il fornello, tolgo Magic Cooker e le mie melanzane sono pronte. Aggiungiamo un filo d'olio. Dopo aver messo l'olio, aggiungiamo appena un po' di sale e a piacere delle erbette fresche o del prezzemolo. E le nostre melanzane grigliate sono pronte. Lo stesso effetto lo posso avere su qualsiasi tipo di verdura e posso ottenere lo stesso risultato anche su una bruschetta, perché con Magic Cooker sostituiamo anche il grill. Bene, dopo circa 10 o 12 minuti sono pronte anche le nostre verdure. Spegniamo il fornello, togliamo Magic Cooker e questo è il risultato. Potremmo solamente aggiungere dell'olio a crudo. Impiattiamo le nostre verdure. Ovviamente avrei potuto usare qualsiasi tipo di verdura, come ho detto, sia fresca che congelata. Avendo la cortezza solamente se avessi usato delle patate, vi lasciare 1 o 2 minuti in più ancora in cottura. Il tempo di cottura mi varia quindi anche dalle dimensioni delle verdure che io vado a tagliare. Bene, vediamo ora come cucinare dei vegetali senza doverli necessariamente lessare. Cosa facciamo? Aggiungiamo mezzo cucchiaio d'olio nel tegame. In questo caso stiamo preparando degli spinaci. Li avremo precedentemente lavati, li metteremo in pentola con quel minimo di acqua di cottura che si portano dal lavaggio. Un pizzico di sale, fuoco medio, chiudiamo e credetemi, tra circa 3 o 4 minuti i nostri spinaci saranno pronti. Ovviamente dipende dalla quantità, ma al massimo 5 o 6 minuti raddoppiando la dose il tutto sarà pronto. Sono trascorsi esattamente 3 minuti dalla cottura degli spinaci. Tolgo la pentola dal fuoco, tolgo Magic Cooker e possiamo servire i nostri spinaci o i nostri vegetali ed avranno mantenuto con questo tipo di cottura tutti i sali minerali e le loro proprietà. A piacere potremo aggiungere un pizzico di sale e un po' d'olio a crudo.